Lo sai cosa mi ricorda il rumore di queste api sul miele? I consulenti. I consulenti che girano intorno agli imprenditori quando hanno soldi. Ma certi consulenti sono proprio così fondamentali all'interno di un'azienda? Buonasera, Impre. Sto guardando dentro all'azienda di tuo cugino che mi hai chiesto di sistemare. Ti faccio la prima considerazione. Di a tuo cugino di sbarazzarsi immediatamente di quella pletora di consulenti che gli ronzano intorno. Su 26 milioni di fatturato, perde 600.000 euro all'anno. Stamattina avevo il primo incontro, pensavo di avere un confronto solo con lui, e invece senti un po'. Arrivo, apro la porta della sala riunioni e mi trovo lui con i cavalieri della tavola rotonda, con le cravatte al posto delle spade però. Avevo già l'orticaria. Tuo cugino esordisce dicendo che siccome dobbiamo ribaltare l'azienda per ripianare il debito, si teneva ascoltassero anche loro. A parte la figura del commercialista che ci poteva stare, c'erano un consulente che si è definito escapologo fiscale. Costo 30.000 euro all'anno. Mi piacerebbe capire che tasse paga un'azienda che perde in media 600.000 euro all'anno. Un consulente strategico. Costo 60.000 euro all'anno. Mi piacerebbe sapere, tuo cugino, che imprenditore è se fa fare la strategia ad un terzo soggetto? E poi c'era un consulente della Lean Thinking. Costo 70-80.000 euro all'anno. Mi ha raccontato che da un anno ha intrapreso un percorso di 5S in produzione. Fantastico! Partiamo dall'ordine e dalla pulizia sulle macchine, invece che dalle emorragie. E presto non pagheremo gli stipendi ai dipendenti. Ma questi della Lean non l'hanno ancora capito che non siamo in Giappone. Impre, non ti dico l'introduzione da latte alle ginocchia di tutti questi consulenti. Noi siamo affezionati all'azienda, siamo qui da più di 10 anni, la viviamo come fosse nostra, abbiamo creato dei rapporti di fiducia e di amicizia con i dipendenti. Ce ne fosse uno che in questi anni di difficoltà si è ridotto il compenso. Bello, facile, siamo tutti coraggiosi quando non sono in ballo i nostri di soldi. E la potevo dire in un altro modo questa, ma mi ritroverei l'arciei sotto casa. Sai come la penso, Impre? Allo stesso modo di Brian Kurz. Se tu non sei parte della soluzione, ci sono bei soldi da fare per prolungare il problema. Sì, perché per troppi anni è passato il concetto di allungare la consulenza a tempo indefinito, per guadagnare il più possibile. In Italia ci sono oltre 20.000 società di consulenza che devono fare i conti con produttività e pricing, spesso utilizzando giovani fuoriusciti da scuola senza significative esperienze nel mondo delle aziende, con un gap esperienziale che viene compensato con metodi e framework codificati. Frequentemente le attività di consulenza sono colme di sterili strumenti e procedure, tradotti in slide accademiche e file Excel, che rimangono nei cassetti delle scrivanie a prendere polvere. Impre, come fa un consulente che nella sua vita non ha mai fatto l'imprenditore o il manager a venire nelle nostre realtà e pretendere di insegnarci? Ma insegnarci cosa? Impre, la differenza abissale che c'è tra un imprenditore o un manager e un consulente è la differenza che c'è tra il sapere e il saper fare. Oggi il nostro paese ha bisogno di uomini di impresa, uomini del fare, che sanno sporcarsi le mani e sanno risolvere i problemi perché li hanno vissuti prima sulla loro pelle. Mettiti nei mocassini degli altri se vuoi risolvere i loro problemi, dicevano gli indiani d'America. Allora, vogliamo far rinascere questa imprenditoria privata? Impre, sei pronto? Seguimi nella prossima puntata, dove tratteremo il tema della coerenza e dell'integrità morale. Ciò che si dice deve corrispondere a ciò in cui si crede. Ti aspetto.